Signore e signori, finalmente oggi vi posso parlare di Revolut. Questa carta è di gran lunga la miglior carta che io abbia mai provato, ma credo che sia la migliore ad oggi in circolazione. Sia chiaro, so che ci sono tantissime altre carte che vi offrono una marea di servizi, ma questa, lo potete vedere anche dall'applicazione, credo sia una delle più complete e organizzate. No, guardate come si presenta. One card, all things money. Bellissima, direi. Non dimenticate di iscrivervi e di mettere un mi piace per supportare il canale. Soprattutto la versione metal di questa carta, per le persone che viaggiano e che stanno molto all'estero, dovete averla. In questo video mi concentrerò principalmente sulla versione standard, che è quella che ho io, perché a me va bene questa per fare quello che devo fare, ma con questa, vi dico, potete fare di tutto. Avete solo alcune limitazioni, ma per il resto non vi serve altro. Per non avere dubbi, vi spiego chi è Revolut. Revolut è una società finanziaria che nasce inizialmente a Londra nel 2015, successivamente sposta la sua sede in Lituania, per questo il Liban è lituano. Perché lo fa? Perché ha avuto dei problemi con la Brexit, cioè quando il Regno Unito uscì dall'Europa, Revolut ebbe un po' di problemi a rimanere in contatto con i clienti che aveva appunto in Europa. Perciò cosa fa? Sposta la sua sede in Lituania, in modo da continuare ad avere ottime relazioni anche con i clienti che ha nell'Europa. Adesso comunque è diffusissima in tutta Italia. Basti considerare che ha all'incirca 25 milioni di clienti in tutto il mondo e 1 milione in Italia, fra cui anch'io. Questo era per tranquillizzarvi sulla cosa. Revolut vi dà la possibilità di scegliere fra 4 piani. Il primo è quello standard, quello gratuito, che è un ottimo piano perché comunque avete tutti i servizi soltanto con alcune limitazioni, ma li avete tutti. Poi c'è il piano Plus, 2,99 al mese, e avete alcuni servizi in più, come per esempio la protezione sugli acquisti e resi. Poi c'è il piano Premium, 7,99 al mese, e il piano Metal, 13,99 al mese, e avete in più la carta Metal, cioè la carta in metallo, e potete scegliere anche il colore. E poi avete, per esempio, una sicurezza medica in più se siete all'estero, e servizi in più che magari sono inutili per una persona che non ha troppe necessità e che non fa magari molti viaggi. Quali sono però le funzionalità di Revolut che hanno tutte le carte, compreso questa? La prima è la multivaluta, cioè potete trasformare i vostri soldi, in questo caso euro, in più di 150 valute. Puoi inviare soldi con Revolut ad altri utenti che hanno Revolut come te in maniera istantanea. Puoi fare bonifici SEPA istantanei gratuitamente sia in Italia che anche all'estero. Per i prelievi da ATM c'è una limitazione, fino a 200 euro al mese sono gratuiti. Dopo quella soglia paghi 1 euro di commissione o quanto è. Come dicevo, ci sono alcune limitazioni per questa versione standard, questa è una di quelle. Sempre meglio comunque di altre carte che vi fanno pagare 1 euro da subito. Poi un'altra funzionalità è che potete fare un conto Revolut a parte nella vostra applicazione per un membro della vostra famiglia che sia minore di 18 anni. Puoi creare dei portafogli. Come funziona? Praticamente ogni volta che fai un acquisto, per esempio mettiamo che spendi 2,50 euro, Revolut lo arrotonda questo totale a 3, così 50 centesimi li mette da parte in questo portafoglio automaticamente. Questa cosa la puoi impostare nell'app praticamente. Si chiama spiccioli questa funzione. E praticamente così, diciamo, è un modo per mettere soldi da parte senza che te ne rendi conto. Poi puoi creare salvadanai, che è un altro modo per mettere soldi da parte. Trasferisci una somma ogni quanto vuoi in questi salvadanai, così ti aiuta a risparmiare. Altra cosa ancora, creare carte virtuali. Questa è bella. Praticamente, se devi fare un acquisto online, Revolut ti fa ordinare quello che devi ordinare con una carta a parte, cioè una carta finta che si distrugge dopo che hai pagato. Questo per non mettere in pericolo i tuoi dati e per far sì che la tua carta originale non venga clonata. Una nota a favore di questa carta è sicuramente la sicurezza. Se ti viene rubata o la perdi, puoi bloccarla con un tasto direttamente dall'app. E puoi anche disattivare il contactless in modo che non venga più utilizzata da nessuno. Poi, altra funzione, spese condivise. Mettiamo che hai amici che hanno Revolut come te e andate a cena fuori, puoi praticamente dividere il totale direttamente nell'app. Mettiamo che pagate separati, c'è una sezione nell'app dove potete dividere tutto lì.
Quindi c'è anche questo se vi serve. Sull'applicazione, non serve che ve lo dica, c'è una marea di roba, tra cui il cashback. Se comprate dai negozi che vi consiglia Revolut, ottenete degli sconti e anche del cashback. Potete fare questo anche con le esperienze magari di viaggio, per esempio i tour. Potete guardare i tour disponibili e prenotarlo direttamente da Revolut e avete appunto sconti e tutto viene registrato nell'applicazione, sono sempre soldi in più appunto. Cioè a volte sembrano cose scontate che magari dici sì ma ci sono altre carte che ce l'hanno lo stesso queste funzionalità. Beh, ma qui secondo me sono molto più organizzate e poi comunque buttala una carta così che comunque ti regala dei soldi, buttala una carta che comunque ti organizza la vita così. Mi pare di ricordare che Revolut, fino ad agosto, ti dà una possibilità, ti fa un regalo. Se porti un amico su Revolut, magari conosci un amico che vuole una nuova carta, consigliagli questa, perché Revolut ti dà la bellezza di 60 euro e hai un massimo di 5 amici che puoi portare. Affrettatevi perché l'offerta scade ad agosto. Bene, vi ho detto praticamente tutto. Fatemi sapere se conoscete altre funzionalità. Io vi ho parlato delle principali, di quelle che utilizzo. Se volete iscrivervi a Revolut, potete fare tutto tramite l'applicazione, incluso l'ordine della carta, che vi costerà 5,99, che è un tributo per la spedizione, che purtroppo va dato. Fatemi sapere come vi trovate con questa carta e se avete intenzione di ordinarla, vi lascio qua sotto il link in descrizione, così se volete fare un regalo al canale, iscrivetevi a questo link. Così ricevo 60 euro e magari li utilizzo per migliorare il canale. E niente, il video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Non mancate!